era lo spartiacque che doveva segnare la divisione fra gli stati. Pour les gens, c'est l'antichambre de l'enfer. Il comune di Courmayeur ha perso 500.000 metri quadri di terreno. La Savoia è stata annessa alla Francia. On commence à cartographier ces montagnes où on allait un petit peu. Personne n'a rien fait pour le moment. Spartiacque chiaramente passa sulle punte più alte. Tutto, il Monte Bianco diventa francese. Che cosa nasce questa duplice visione che sembra quasi incomprensibile nella visione attuale della geografia politica, no? Il fatto è che il Monte Bianco non è mai stato confine di Stato per più di 1000 anni, perché era un confine fra il Faucigny, che era duché di Savoie, come la Val d'Aosta, che era duché degli stati sabaudi. Quindi era tutto al più un confine provinciale, dove poi non voleva neanche la pena rompersi l'anima per scegliere il punto più avanzato o meno avanzato, perché era un terreno non utilizzabile dal punto di vista economico, specialmente dal punto di vista agricolo. Ma dopo tanti secoli, facciamo dal 1030 fino al 1796, no? Il confine del Monte Bianco è un confine interno degli stati sabaudi. Nel 1796 abbiamo la prima campagna napoleonica, quella che viene chiamata la Guerre des Alpes, no? Dove Napoleone occupa il Piemonte e il regno di Sardegna è obbligato all'armistizio di Cherasco. In questo armistizio e nella pace di Parigi che avviene dopo, Napoleone impone, per conto suo, no, da buon stratega possiamo dire, che il confine deve passare sui punti più avanzati verso il Piemonte. Ed ecco allora che viene fuori il problema di quale delle due punte del Monte Bianco doveva servire come confine. 1860, la Savoie è annexée alla Francia e il Piemont obtient la Lombardie. La Lombardie c'est l'objet du traité du 24 mars 1860, le traité de Turin. Ce traité de Turin a un article 3 pour les frontières. Et qu'est-ce qu'on dit dans cet article 3? On suivra la limite administrative qui passe par le sommet du Mont Blanc. Parfaitement. Eh bien, on fait ça. Per dirimere questa questione, la commissione del Trattato di Parigi viene a Courmayeur, tutto questo viene descritto da un bellissimo articolo di Jules Brocherel, pubblicato, pensiamo, nel 1950, subito dopo la guerra, no? Con il titolo Mont Blanc, montagne mitoyenne. No? E appunto in questo articolo Brocherel si stupisce che la commissione arrivata a Courmayeur sente il bisogno di salire fino al Col Ferret per dirimere la questione del punto in cui passa il Monte Bianco. Ma era proprio per
seguire, diciamo così, la norma che voleva Napoleone, trovare il punto più avanzato verso il Piemonte, no? Ed ecco che qui dalla Valferè, dove noi siamo qua oggi, si vede benissimo che il punto più avanzato verso il Piemonte è il cosiddetto Monte Bianco di Courmayeur, più basso della cima maggiore di un centinaio di metri, no? E il confine napoleonico quindi sceglie il Monte Bianco di Courmayeur. Contemporaneamente Napoleone dà un forte impulso alla cartografia, cartografia nel senso proprio topografico. Prima non esisteva questo problema di disegnare i luoghi in scala in modo da riconoscerli sul terreno, no? E nasce proprio con la scuola napoleonica, per cui vengono formati dei cartografi molto gamba che fanno i capiscuola anche per lunghi anni dopo, no? La cartografia napoleonica naturalmente segna il confine sul Monte Bianco di Courmayeur. La carta più famosa è quella che verrà disegnata dopo la caduta di Napoleone, no? Nel 1865, ma secondo il principio napoleonico. En 1863, on envoie un brave officier cartographe qui s'appelle Mieulet, celui-là est au centre de notre affaire, pour lever la carte du Mont Blanc au 80 000e. Et cette carte est publiée en 1865. En 1865, c'est la carte Mieulet. Comment est-elle cette carte Mieulet? Eh bien, c'est une carte qui ne prend pas du tout en compte la carte sarde qui servait de délimitation, mais qui fait ce fameux crochet où toute la sommité du Mont Blanc jusqu'au Mont Blanc de Courmayeur, sur 3 km à vol d'oiseau depuis le dôme du Goûter jusqu'au Mont Blanc de Courmayeur, et sur 6 km², est automatiquement, unilatéralement incorporé au territoire français. Au territoire français. Et alors, il va se passer une chose absolument extraordinaire, c'est que ce tracé Mieulet, en violation de la carte du traité de Turin, fait cette avancée territoriale de 6 km² jusqu'au Mont Blanc de Courmayeur, et toutes les cartes françaises jusqu'à 2014 ont suivi la carte Mieulet. On ne parle plus de la carte sarde, de la carte du traité de Turin, toutes les cartes privées françaises, toutes les cartes publiques du service géographique de l'armée, de l'Institut géographique national, toutes les cartes Valo, cartes touristiques pour les alpinistes. Le Mont Blanc est certainement la partie de l'Europe qui a été la plus cartographiée. Eh bien, toutes ces cartes-là nous montrent le fameux tracé de 1865. On ne parle plus de la carte officielle qui passe par le Mont Blanc. Noi abbiamo dimostrato che con questo lavoro, facendo la storia delle antiche carte, che questo è stato un abuso. Ma le antiche carte inizialmente erano un confine amministrativo, come ho detto, cioè fra Ducato d'Aosta e Faucigny. Poi nel 60 è diventato un confine politico fra l'Italia, il Piemonte e la Francia, però i temi del problema sono sempre gli stessi, cioè il confine è sulla cresta spartiacque. Noi abbiamo parlato, ho detto, ci hanno invitato a Chamonix a parlare di questo argomento, abbiamo detto chiaramente questo problema, l'abbiamo con i documenti, però assolutamente loro non lo ammettono. Nel 1796 Napoleone Bonaparte fa la prima campagna d'Italia, sconfigge il re del regno di Sardegna, Vittorio Emanuele III, e viene firmato l'armistizio a Cherasco, 1796.
La firma di questo armistizio pone un trattato che ha una frase molto impegnativa, che sarà il grimaldello con cui la Francia cambierà i confini a proprio vantaggio. Cioè, il trattato dice che i confini passeranno per le points plus avancés du côté du Piemont. È un concetto, Napoleone loro non poteva prevedere la questione del Monte Bianco, però è un concetto strategico. Per difendere la montagna è più logico avere le cime attorno che non sulla vetta. Cioè, le points plus avancés du côté du Piemont è un mezzo di difesa. Però loro, il point d'avancée più del Piemont, è il sistema per cui questo capitano Miollet, dopo 60 anni, ha fatto il nuovo confine, ha portato il confine sfruttando le cime verso l'Italia e per cui ha chiuso il Monte Bianco nel territorio francese. Ecco, è stato, diciamo così, l'ho chiamato il grimaldello. Le point plus avancées di questi due primi. Però bisogna far notare che questo trattato del 1796 è stato annullato nel 1815, quando, sconfitto Napoleone, gli stati europei si sono uniti per dare un nuovo assetto all'Europa. Cioè, non ha più valore, per loro ha ancora valore, però sono completamente in un errore. Tutti sappiamo che la fortuna di Napoleone finisce con la battaglia di Waterloo, che dopo c'è il ritorno alla sistemazione dell'Europa precedente, il congresso di Vienna 1815, eccetera, eccetera. Ma la cartografia sembra, come dire, congelata su quello che era durante il periodo napoleonico. Ragione per cui la Francia anche adesso disegna i confini alla maniera di Napoleone, mentre invece noi italiani disegniamo i confini secondo il trattato di Utrecht, e cioè sullo spartiacque maggiore. E che si dice les Italiens? Ma les Italiens jusqu'au début ils ont déjà fouetté, on dirait. Ils ont déjà fouetté parce que le jeune État italien est aux prises avec des difficultés considérables pour amalgamer dans un État tous les autres États de la péninsule. Il est aux prises avec des difficultés financières. Qui proteste? Eh bien, des historiens qui disent « Mais là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. La France nous a usurpé un morceau. » Et des historiens déclare ça, mais le gouvernement italien ne dit rien. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, parce qu'il a besoin jusqu'en 1870 de Napoléon III pour achever l'unité italienne. Napoléon III, l'empereur, comme en 1859, s'entremet pour qu'en 1866, la Prusse s'allie à l'Italie contre l'Autriche, et c'est la victoire prussienne de Sadova qui fait que la Vénétie est acquise par le royaume d'Italie. Le traité de paix de 1947 ne parle pas du Mont Blanc. Il ne parle pas du Mont Blanc. Les relations franco-italiennes à ce moment-là, sont quand même mauvaises. Elles sont mauvaises parce que les Français ne pardonnent pas le fameux coup de poignard dans le dos. Alors bien entendu, la France victorieuse, elle ne parle pas non plus du Mont Blanc. La carta italo-francese che codifica il confine fra il Piemonte e la Francia con l'annessione della Savoia è stata, diciamo così, manoscritta in due copie. Una copia è a Torino e una copia è stata data ai francesi. Però i francesi dicono che è stata persa durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata presa dai tedeschi. Cioè rimane solo la copia di Torino. La copia di Torino, allora i francesi sono venuti a vederla una commissione personalmente, e una persona che noi conosciamo ci ha detto che di fronte alla verità del confine che passa proprio sulla cima, hanno voluto vedere, diciamo, se il segno del confine era veramente
recente non era stato in modo, scritto in modo successivo, nel modo da falsificare la carta. Cioè erano perplessi, sui matti sorpresi, perché loro non pensavano, che, non conoscendo questa carta, non pensavano che fosse così chiara e esplicita a loro sfavore. Cioè, la cima è italo-francese. En 1996, l'Europe des Six, l'Italie et la France font partie de l'Union européenne et on fait une commission pour la manutention, pour la gestion de la frontière, des bornes, pour vérifier tout ça. Et là, on s'aperçoit que depuis 1865, la frontière tracée par les Français, c'est pas la frontière de 1860. Alors, cette commission de manutention, d'entretien de la frontière, elle dit « Oh, nous on est des techniciens, on prend pas de… » Il faut soumettre ça aux deux États. Alors les deux États se mettent. Au début, on dit « Oui, 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 c'est bien, il y a bien quelque chose qui va pas, oui, oui. » Et en 1998, le député Caveri fait une première interrogation au gouvernement italien. Le gouvernement italien dit oui, effectivement, on va demander au gouvernement français. Au gouvernement français qui dit oui, mais on va étudier ça. Ça va jusqu'en 1998 et depuis, la France garde le silence total. On n'en parle pas. Plus tard, en 2002, c'est un député italien européen qui soumet ça aux instances de Bruxelles, aux instances européennes de Bruxelles. Et la commission de Bruxelles, elle dit, c'est une chose qui ne nous concerne pas. Et depuis 2002, la France garde un silence total. De temps en temps, la presse italienne dit « mais il y a quand même un truc qui ne va pas ». Silence complet. Silence complet. Et la dernière carte franco-italienne qui a été faite en 2002, on a dit, on fait quand même une carte du Mont Blanc. L'Institut géographique français et l'Institut militaire italien. Alors, on a fait des croix qui montrent au nord du Mont Blanc. Et puis, quand on s'approche de la zone litigieuse, ben, il n'y a plus de croix. Il n'y a plus rien du tout. Et on en est là. On en est là. Et il faut répondre à cette question. La France, en 1865, a usurpé une partie du territoire italien. Et puis il y a aussi une chose qui explique pourquoi les Italiens ne se sont pas bien acharnés le gouvernement à ça. C'est que la carte Mulet, c'était une carte de prestige. C'est Napoléon III qui veut donner à ses sujets cette merveille de la nature. Quel Mont Blanc, qui devient pour les Français une montagne mythique, une montagne emblématique. Tandis que les Italiens, pour eux, le Mont Blanc est plutôt une montagne piémontaise. L'après l'unité italienne, le royaume d'Italie se dépiémontise un peu. La capitale est fixée en 1864 à Florence et puis après à Rome. Et pour un Napolitain, eh bien, sa montagne c'est le Vésuve. Pour un Sicilien c'est l'Etna. Pour les patriotes italiens de la guerre de 14, c'est les Dolomites. La maison de Savoie, par exemple, Victor Emmanuel II, le roi chasseur, à la Vallée d'Os, c'était le grand paradis. Donc, pour les Italiens, ils n'avaient pas cette idée fondamentale de vouloir cette montagne emblématique. Et alors, on en est là. Et il est certain que la réponse, c'est le Mont Blanc appartient d'une manière
mitoyenne et indivise à la France commune de Chabonnet et à l'Italie commune de Courmayeur. Depuis 1921, la commune de Chamonix s'appelle Chamonix-Mont-Blanc. Évidemment, entre les deux, c'est encore inégal, parce que pendant très longtemps, la grosse clientèle, elle était au nord du Mont-Blanc. Elle était en Angleterre, elle était en Allemagne, elle était dans l'Europe continentale. Les Italiens allaient peu au Mont-Blanc. Sous le Second Empire, le Mont-Blanc a été gravi 424 fois. Il l'a été à 65% par des Anglais. Il l'a été un petit peu par les Français. Et il n'y a eu que 4 ascensions du côté italien. Il confine francese lede gli interessi del territorio italiano, in particolare della Val d'Aosta e soprattutto del Courmayeur, perché se osserviamo il confine sulla parete sud-est del Monte Bianco, vediamo che il confine a un certo momento taglia le radici del ghiacciaio della Brenta. E cioè, cosa vuol dire? Che a Courmayeur si beve un po' di acqua francese, perché lì l'acqua va nella Dora e va nell'acquedotto di Courmayeur. Capisci? Altrettanto dalla parte del ghiacciaio del Miage viene tagliato in due dal confine francese. Oggi non vuol dire niente, però un giorno che ci sarà bisogno dei ghiacciai, perché i ghiacciai sono in ritiro, che sono in riserva d'acqua, non so come sarà il problema. E poi ci sono anche dei problemi legali, è caduto un aeroplano, 2 aeroplani dell'Air India negli anni 60, non si sa bene se sono caduti in Francia o in Italia, ma chi ha fatto il recupero? Hanno fatto i francesi, ma devono farlo gli italiani. Cioè ci sono problemi anche legali in caso di incidenti alpinistici. Cioè voglio ribadire questo, che i confini sono necessari. I romani, il confine era il dio termine, il confine, cioè non c'è mai stato un territorio senza confine, dunque è assurdo dire che oggi, nel 2000, si deve dire che non ci devono essere i confini, è un'assurdità. Non è il caso di fare una guerra per 8 ettari di ghiacciaio, però è necessario chiarire un po' la cosa, no? I francesi anche attualmente, diventa un fatto nazionalistico il poter dire il Monte Bianco è tutto francese, ecco, e oggi diventa anche un fatto, chiamiamolo, di espansione economica, dire venite in Francia, no? Infatti Chamonix da molto tempo si chiama Chamonix-Mont-Blanc e Courmayeur invece non si chiama Courmayeur-Mont-Blanc, no? Ecco. Quindi è tutto un altro spirito quello con cui i francesi vivono queste realtà territoriali, ma che per loro diventano un fatto di orgoglio nazionale, no? E quindi loro continuano a difendere i confini napoleonici perché fa molto comodo il poter dire tutta la cupola del Monte Bianco è in territorio francese. I francesi sono molto reticenti, anche perché è venuto fuori un documento segreto che ci ha dato, penso che voi lo conosciate, il dottor Crespi, che purtroppo è deceduto, che era l'assessore al turismo del comune di Courmayeur, ma che era il proprietario della buona stampa di Courmayeur, il quale aveva in mano una fotocopia di un documento francese interno dell'Istituto Geografico Francese di Parigi, in cui diceva, questo è il documento del 1940, cioè, attenzione che il nostro confine è un confine che si presta ad essere alterato dagli italiani, cioè, loro stessi sono coscienti che il confine è arbitrario, diciamo. Thank you.